si è aperto e guarda, in questo momento vado a fermare qua, il sorpasso è portato a casa, compiuto. Ora io mi chiedo che cosa il buon Valterino Bottas stesse cercando di fare in questa bella posizione, perché uno frena sullo sporco dove è risaputo che c'è un po' meno grip, no? Che sulla zona è pulita. E ora, nessuno sta dicendo che Bottas sia anche lui un come dire, non dico la parolaccia, tanto. È ovviamente un grandissimo anche lui, però in quella posizione, insomma, vedo un po' difficile. Ha fatto una gara, era sulle uova perché le gomme erano andate. Però il punto è, stava cercando di ribattere al sorpasso, così facendo non lo facevi. Non lo fa mai. Per cui è ovvio che... poi incidente di gara, giusto non penalizzare questo tipo di contatto. Ma come diceva un noto ingegnere del secolo scorso, posso citare Fabio? Prego, Mazzola. Giulio Andreotti. Vabbè, so anche a pensare male, si fa peccato ma talvolta ci si azzecca.